In che cosa consiste la vostra proposta di legge? Beh, sono un insieme di misure tese a tutelare, valorizzare e promuovere l'economia intorno alla biodiversità agricola e alimentare. Si tratta di strumenti che ovviamente vogliono proteggere la biodiversità, recuperarla anche in termini di conoscenze e di pratiche e attorno a questo costruire progetti economici che coinvolgano le comunità locali. Uno strumento sempre più strategico nel mondo globalizzato e soprattutto per un paese come l'Italia. Assolutamente sì, anche perché il nostro paese è l'Italia, non potremmo mai pensare a un'agricoltura intensiva, un'agricoltura che non tiene conto delle differenze e della ricchezza che la caratterizza. E noi crediamo che questo sia un tema che ci deve vedere davvero tutti fortemente impegnati. All'interno del dibattito sulla crisi economica, come si inserisce la vostra proposta di legge? Si inserisce soprattutto per la ragione fondamentale che perdere la biodiversità non conviene al nostro paese. Noi non potremo mai essere competitivi in un mercato standardizzato in cui addirittura magari la fanno da padrona le grandi multinazionali che detengono i brevetti. È anche per questa ragione che noi riteniamo che invece dobbiamo impegnarci fortissimamente per progetti che coinvolgano le comunità, qualunque esse siano e indipendentemente dalle dimensioni che queste comunità hanno.